No, dai, qua non ci siamo. Qua non ci siamo proprio. Peccato. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale. Ufficiale, sono Maga, lui è Dalm. Oggi nuovo, purtroppo Maga sconsiglia perché ci avete chiesto di parlarvi dei fumetti anche che non ci sono piaciuti. Di solito non lo facevamo mai, adesso che ci sono dei fumetti che non ci piacciono, ve li portiamo e vi diciamo il perché. È il mio primo sconsiglio. Sì. Questo è la prima volta che partecipo ad un Maga sconsiglia, quindi commentate, condividete e mi piacciate questo video. Però c'è un motivo, ragazzi. Allora, questo fumetto, Racconti del multiverso oscuro, l'abbiamo trovato tanto forzato, nel senso una mera operazione commerciale. Sì, è un what if che però non è un what if, perché i what if cosa sono? Sono dei sconvolgimenti, parliamo ovviamente della parte Marvel, sconvolgimenti di alcuni eventi però nella stessa linea temporale, e ti mostrano cosa sarebbe successo se magari cambiando un piccolo dettaglio appunto si andava a creare un altro tipo di storia. Qui invece si parla appunto di un multiverso, ovvero un multiverso DC. In questo universo oscuro, alcuni eventi importantissimi della DC, tra cui, ve li vado a leggere subito, la caduta del Cavaliere Oscuro, quindi Nightfall, la morte di Superman, la notte più profonda, Crisi Infinita e Teen Titans, il contratto di Giuda, appunto vengono mostrate sotto una chiave diversa, perché ci sono, gli eventi si sono verificati in modo diverso. Sì, molto più oscuri, molto più tragici. Ok, allora, avendo messo questo titolo, tutti quanti quelli che hanno letto Metal, che hanno letto comunque la faccenda dei Cavalieri Oscuri, diranno: wow, che fico, ora lo compro immediatamente. E il volume è un po' diverso, nel senso che sì, ci sono dei cambiamenti, però alla fine portano alla tragedia, perché ci sono dei multiversi oscuri, e già questa è una roba molto diversa rispetto a un eventuale what if, eccetera. E secondo me, se avete letto le storie principali, potete anche cogliere qualche cosa in più. Se non le avete lette, sono delle storie che secondo me per voi sono nate e cresciute e sviluppate così. Ed è anche un peccato, però i disegni sono più o meno carini dappertutto. Anche perché c'era gente come Scott Snyder e sì, lo presti, eccetera. Che non è Antonino, ciao Antonino. E si inizia per Aro. Sì, esatto. Però purtroppo noi l'abbiamo trovata tanto, tanto, tanto forzata. Loro mettono notti oscure, anche qua vedi Dark Multiverse, cioè proprio adesso hanno preso la palla al balzo e hanno deciso di portare tante robe. Ma cosa succede? E in Nightfall, praticamente quando gli si spezza la schiena a Batman da bene, o meglio gli viene spezzata la schiena, e lui dà il suo mantello ad un altro personaggio, e qua in questo caso impazzisce. Con la morte di Superman e Lois Lane si incavola. Con la notte più profonda c'è un sinestro un po' particolare, il lobo, ecco, forse il lobo lì è stato anche abbastanza carino, però insomma ognuno, anche nella Crisi Infinita c'è Blue Beetle che praticamente salva tutti, o dovrebbe salvare tutti, e alla fine di quei giovani titani c'è Terra che impazzisce. Affanno. Sì. Che affanno. Esatto. Quindi, cioè, ipoteticamente, guardando queste storie qua, praticamente basta che si incazzi un personaggio della DC e succede il finimondo. E però, almeno, hanno cercato di dare una continuità, perché tutto viene introdotto e concluso da un personaggio molto particolare che non si vede molto spesso, anzi, si vede veramente poco, ed è Tempus Fuginaut. E cosa dire altro? Cioè, se non ci è piaciuto, facciamo anche fatica a dire qualcosa di positivo. L'abbiamo letto perché appunto la copertina, il titolo, eccetera. Poi siamo andati un po' nel profondo, e soprattutto a me, che mi hanno toccato la notte più profonda, no, quella non la si tocca. però, è stato un buco nell'acqua, secondo noi. Poi magari a qualcuno è piaciuto, la rivisitazione di alcune storie. Stavo leggendo cosa aveva scritto qua questa nota, una rivisitazione che onora pienamente qualcosa di classico. Boh, vuol dire tutto e niente, non lo so, non mi ha lasciato nulla. Cioè, non mi fa venire voglia di rileggerlo, non mi viene in mente una tavola, una scena particolare, sono magari la conclusione di quella di Batman, perché non c'è un bel disegno, ma quella dei giovani titani proprio mi ha fatto ribrezzo, purtroppo, come si è sviluppata. Però, boh,
non lo so, ogni tanto ci sono dei passaggi a vuoto che non leggiamo magari, perché ci sono delle storie che magari non leggiamo. Questo giro abbiamo letto questo fumetto senza informarci del più e del meno, ed era meglio ci leggevamo altro. Sì, esatto. Ecco. A livello di disegni possiamo dire che sono artisti diversi per le varie storie. Quelli vanno bene, ma vanno quasi sempre bene. Sì, è proprio la storia lì che manca. Forse quella di Superman, da un lato, il personaggio come è uscito, quello di Lois, mi piaceva, però è nato e morto lì, quindi alla fine... Sì, esatto. Il fatto è che, allora, parliamo così spudoratamente, la Marvel con i What If va a prendere dei dettagli che potrebbero cambiare la storia. In questo caso, ad esempio, mi viene in mente cosa sarebbe successo se il punitore fosse diventato Spider-Man, diciamola così, o se Spider-Man fosse diventato il punitore. Sono delle cose completamente a caso, se vogliamo, che però ci stavano, ti gasavano. In questo caso vanno a prendere proprio l'evento completo. Sì, e lo rifanno, non ci è piaciuto. No. Fine dei discorsi. Ragazzi, hashtag io sono virtuale, iscrivetevi alla campanellina, anche se è oscura e cattiva oggi, fatelo comunque. Da Maga e Dag è tutto, e nella descrizione dei filmati trovate tutto. Esatto, dai, non facciamo solo sconsigli, quindi iscrivetevi, perché sul nostro canale trovate soprattutto consigli, esatto, di cose belle. Bene, ciao ragazzi! Ciao amici!